Sognando che oggi mi accadrà qualcosa di allegro, di divertente. Ma ora che ho aperto gli occhi non ricordo più niente. Non ho memoria quando dormo. Tommy, Tommy, svegliati su, svegliati da bravo. Che ore sono? Cosa c'è? Volevamo andare da Pippi, non te lo ricordi più? Sì, è vero, dobbiamo far presto, corri a vestirti. Non ti riaddormentare. No, sta tranquilla. La prossima volta che decidiamo di passare da Pippi prima di andare a scuola, dobbiamo alzarci ancora più presto. Certo, è una grossa fatica, ma vale la pena per stare un po' insieme a quella simpatica di Pippi. Come mai vi siete alzati così presto? Prima della scuola passiamo da Pippi. Ah, è per questo, eh? Sì, ma cercate di non fare tardi, eh? Bene, mamma. Dite un po', com'è in realtà questa Pippi? Sai, io la trovo meravigliosa. Davvero? Io invece comincio a pensare che non sia una compagnia adatta per voi. Non dire così, ti prego, io le voglio molto bene. Ah. Anch'io, mamma. Beh, ora andate, svegli. Ciao. Mettetevi le mantelline. Sì, mamma. Va bene. Non vi trattenete troppo da Pippi, altrimenti farete tardi a scuola. No, mamma. Bene, mamma. Se volete, potete invitarla a casa nostra una volta. Davvero? Come sono contenta. Oggi pomeriggio darò una festicciola qui. Ditele che la invito con piacere. Pippi farà i salti dalla gioia. Tante grazie, mamma. Sei pronto? Sì, andiamo. Ciao. Ciao. Una festa in vita mia. Farò certo qualcosa che non va. E chissà cosa penserà vostra madre. Ti diremo noi come dovrai comportarti. D'accordo, se mi aiutate voi cercherò di farvi fare una bella figura. Anche se sarà molto difficile. Non credo che riuscirete a farmi passare per una gran dama. Andrà tutto bene, vedrai. Se lo dite voi, io sono capace solo di collezionare brutte figure. Anche se non lo faccio apposta. Spiegami una cosa, perché è nato il giardino se sta piovendo? Ieri sera avevo deciso di farlo, lo faccio a dispetto della pioggia. Lo sapete che sono molto testarda, no? Contenta tu, contenti tutti. Beh, a più tardi. Passeremo a prenderti. Divertitevi a scuola. Compravamo la colazione, facevamo tardi a scuola. Oltre il sonno, anche la colazione le sacrifico. Mi è proprio simpatica. La prossima volta dobbiamo alzarci prima. Guarda lì. Vogliono picchiare un'altra volta il povero Vini. Che ragazzacci. Se Pippi fosse qui ne vedremmo delle belle. Finalmente si vede qualcosa. Non mi piaceva.
zietto, guarda cosa ti ho portato. È un golosone, non si stancherebbe mai di mangiare zuccherini. Eh già. Ciao. 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 Che cosa stai facendo? Ti lavi i piedi? Stavolta è inevitabile. Non si può andare a una festa con i piedi sporchi, non è vero? Perché porti sempre scarpe così grandi? Perché mi piace muovere le dita e per farlo occorre spazio. Se continui a fare così non ti lavi i piedi, lavi solo il pavimento. Io lo faccio sempre, anzi faccio anche di peggio. State a guardare adesso, eh? Hai le idee più strane, Pippi. Non avevo mai visto lavare un pavimento così. Sì, sono l'unica a farlo. Le altre donne preferiscono chinarsi sul pavimento e lavarlo con le mani. Non hanno fantasia. Sei straordinaria, Pippi. Scommetto che nessuno prima di te ha mai avuto un'idea simile. La gente è piuttosto sciocchina. Studia, ma non pensa a come rendere divertente il lavoro. Anche questo è un gioco che ha inventato Pippi. Noi lo chiamiamo Chi cerca trova. È un passatempo divertente e ha il vantaggio che si può giocare dappertutto. Pippi crede che ovunque si possa trovare qualcosa di utile. Basta tenere gli occhi bene aperti. E a volte si possono trovare le cose più impensate. Qualche oggetto d'oro, per esempio. E anche qualche vecchio orologio smarrito. Oppure delle collane. Della legna per fare il fuoco. Auto fuori uso. Chiodi arrugginiti. Giusto, si può trovare di tutto, basta volere. Se dovessi trovare qualche cosa, preferirei un oggetto d'oro a un chiodo arrugginito. Ma finora non ci sono mai riuscito. Oggi non si trova niente. Non è giornata. Sarebbe meglio cambiare gioco. Ehi, io ho trovato qualcosa! Davvero? Fa vedere. Ma ti sembra una cosa utile, Pippi? Certo. Se hai un dolce, puoi metterlo dentro. Se invece mangi il dolce, puoi metterlo in testa e sembrare uno stregone negro. Oppure puoi appenderlo da qualche parte e usarlo per riporvi qualsiasi cosa. Pi. Ti sei convinto adesso che può essermi utile? È vero che possiamo prendere tutto quello che troviamo? Sicuro. Proprio tutto? Sì, possiamo prendere tutto quello che troviamo per terra.
Guardate quel capello di paglia, per esempio. Sta per terra. Noi l'abbiamo trovato e possiamo prenderlo. State a vedere, ragazzi. Ma Pippi, è il cappello di zio Gustafsson. Non possiamo prenderlo. Perché no? Se sta per terra. Anche lo zio sta per terra. Allora possiamo prendere anche lui. Sì, giusto. Lo chiuderemo in una grande gabbia e lo faremo diventare un coniglio. Un coniglio. E poi? Poi mangerà l'erba. Guardate, sembra che gli piaccia. Però il cappello glielo lasciamo. Non è vero, Pippi? Va bene, come volete. Ma mi darei della sciocca se poi passasse qualcun altro e lo portasse via. Sempre convinta che si possono trovare degli oggetti d'oro? Ma certamente. Sarà, ma io e Annika non abbiamo mai trovato niente di interessante. È vero. Ho trovato un rocchetto di legno per filo senza filo. E che cosa ci fai adesso? Beh, può servire per fare le bolle di sapone o posso infilarlo in uno spago e farne una collana. Senti, cambiamo gioco, tanto io non trovo niente. Sì, sì, mi sono stancata anch'io. Andate a vedere laggiù, in quel tronco d'albero. Di solito lì si trova sempre qualcosa di utile. Sì, è vero. Ma questo com'è capitato qui? C'è dell'altro? Oh, una collana, Tommy. Guarda. Corriamo subito a casa, voglio farla vedere alla mamma. Sì, ma tornate subito. Voi due non mi avete ancora insegnato come devo comportarmi alla festa. E io non voglio fare brutte figure. Non ti preoccupare, verremo alle 3. Ciao, a più tardi. Sono curiosa di vedere cosa si fa a una festa. Ci si diverte e si mangiano un sacco di dolci. Bene, allora. Com'è bella. Senti, Tommy, io penso che Pippi abbia messo apposta quella roba nel tronco d'albero, tu no? Io non lo so, però credo che non finirà mai di sorprendermi, Pippi. Oi. Speriamo che vada tutto bene. Forse è meglio che mi eserciti un po'. Signor Nilsson, tu ora devi fare la parte di una signora ben educata. Ti prego, non essere così nervoso. Hai mai conosciuto una signora ben educata che si arrampica dappertutto? Ma quale onore! Buongiorno, signora Marchesa, come sta? Bene, non è vero? Oh, oggi è la giornata delle sorprese. Sono lieta di averla a palazzo. Mi fa piacere che abbia accettato il mio invito. La prego, si accomodi. Si serva pure. Non faccia complimenti. Non sono deliziosi? Oh, ma cosa fa, signora Marchesa? Vuole rovinare la mia conciatura? Ha forse dimenticato che cosa sono le buone maniere? Oh, è un vero piacere, signora duchessa, osservare con quanta voracità, voglio dire con quanto appetito assaggi i pasticcini. Signora Marchesa, le posso dire in confidenza che la festa la preferirei più movimentata? Mi scusi, non sta un po' scomoda seduta in quel modo, sul pizzo della sedia? Lei rischia di cadere nel caffè? Zietto, con te non si può andare a una festa. Ti muovi peggio di un elefante in un negozio di porcellane. E non posso portare neanche te. Oh, sarebbe un bel guaio se anch'io oggi mi comportassi come voi. Buongiorno. Oh, è un piacere averla qui. Buongiorno, come sta? Non le pare? Buongiorno, mi ha fatto piacere. Ne sono lieta e la ringrazio molto di essere venuta. Ma dove siete stati fino a quest'ora? Non c'è tempo per cambiarvi. Toglietevi gli stivali e tornate qui.
Buongiorno signora. Mi fa tanto piacere rivederla. Anche a si me. Si accomodi di là, intanto. Bene, poi le devo dire una cosa. Mia cara signora. Buongiorno e grazie di essere venuta. Insieme ogni tanto. Ho portato un regalino ai bambini. Buongiorno, ciao, Annika. Come stai? Sei cresciuta? Sei una signorina ormai. Tommy invece mi sembra un po' pallidino. Ma grazie, Tommy, cara. Annika, dove di sono? Di là nel salone. Ah, eccoli. Guardando i bambini ci si accorge come il tempo passa. Bene, non è vero? Come sono contenta. Ciao, Tommy. Oh, lui è ancora tanto timido. Buongiorno, signora Johnson. Buongiorno. Scusatemi. Prego. Oh, buongiorno. Come sta, signora? Buongiorno, cara. Come sta suo marito? Bene, grazie. Se lo saluti tanto. Mia cugina dovrebbe sposarsi alla fine del buongiorno. Mese. Buongiorno, è un piacere rivedere. Il piacere è mio. Buongiorno. Una cosa fatta. Ah, beh. Era ora, poverina. Erano 3 anni che aspettavo questo momento. Attenti! Plotone, avanti, marsch! Un, due, plotone, alt! Signora Settergren, la piccola Pippi è ai suoi ordini. Ero agitata e ho deciso di fare le cose a comando. Si diventa più coraggiosi così, lo sa? Ah, ecco. Non è stata una cattiva idea. Vero, signora? No, no. Ora va a sederti al tavolo di Annika e Tommy, eh? Pippi, corri qui. Pippi. Oh, quanti bei biscottini. Devono essere proprio buoni. Ora quale assaggio? Pippi, vieni qui, Pippi. Guarda, guarda, qui c'è anche la panna. Un vestito meraviglioso. Sempre fortunata lei. Ieri ho comprato 2 tagli di stoffa. Da quale sarta si serve? Da quella che mi ha indicato lei. Guardi. Che cosa fai? Smettila subito. Lo sai che non si può toccare la torta con le dita? Ma prima ho toccato la panna. Prego, signore, accomodatevi qui. Via, l'attacco! Permette, signora Settergren? Oh, mi scusi. Mi fai sedere, piccola? Che torte magnifiche. La signora Settergren ha di nuovo superato se stessa. Come sono invitante. Io che devo pensare alla linea. Guardi quella bambina della Villa Villa Colle. Che maleducata. Pippi! Pippi, smettila, cosa fai? Non si devono toccare i dolci con le mani. Sì, lo so, ma se si aspetta troppo si rimane senza dolce. Sta tranquilla, ce n'è abbastanza per tutti. Oh, non si sa mai, le signore mangiano tanto in fretta che sembrano morte di fame. Come ti permetti, maleducata? Ma io ho detto la verità. Povera piccola, sa, non ha né madre né padre. Non è affatto vero, io ho i genitori. La mia mamma adesso è un angelo, sta su in cielo e tutti i giorni mi guarda con un potente binocolo. Oh. Il mio papà invece è il re dei negri nell'isola di Takatuka. Non mangerà mai dolci. Basta così, penso che tu ne abbia presi abbastanza, eh? Su, vieni con me, hai gli occhi più grandi dello stomaco. Siediti vicino ad Annika e Tommy e finisci di mangiare. Brava. Vi prego di scusarla, non è colpa sua. È molto bello qui da voi. D'ora in poi verrò tutte le volte che darete una festa. Però tu non devi mettere le mani su ogni cosa, Pippi. E senti una cosa, Annika. Tu hai avuto il tuo pezzo di torta? No, no. E tu, Tommy, l'hai avuta? Non ancora. E non l'avrai mai. Quando c'è qualcosa di buono, bisogna farsi avanti. Se no si rimane senza. Grazie. Ma Pippi, che cosa fai? Una signorina non deve mettere le dita nel naso. Perché? Cosa fa una signorina quando le prude il naso? Una... Che bel vestito che ha, signora. È nuovo? Sì, è la prima volta che lo metto. Le sta benissimo. Grazie. Intanto non mi hanno detto cosa fa una signorina in certi casi. Le sta che è un amore. Cos'è tutto quel fracasso lì fuori? Bello, bello, bello. Prego, prendete qualcos'altro. Gradisce un altro... Ehi, Bent e gli altri ce l'hanno ancora con Ville. Non faccia complimenti. No, no, non posso davvero. Sto facendo una cura dimagrante. Bravi, bravi ragazzi, i miei complimenti, siete molto coraggiosi.
hai detto qualcosa? L'hai sentito, no? Chi ti credi di essere? Se vengo lì vicino ti riduco piccola così. Ah, piccola come te vuoi dire. Possiamo anche provare se ti va. Ehi, guardate che cosa porta ai piedi. E quelle dovrebbero essere scarpe. Me ne dai una? È da tempo, sai, che vorrei avere una barca per fare una gita al lago. Senti, sparisci se vuoi risparmiarti una bella lezione. A me non importa niente che tu sia una bambina. Guarda, sto tremando tutta, non mi raggiungi. Allora siediti. E adesso viene il peggio, piccola oca. Già, ma il peggio per chi? Mi concedi la seconda mossa, Ben? Op! Ah! Che cosa fate, l'impalati? Aiutatemi a scendere, avanti, fate qualcosa! Lasciatelo dov'è se non volete volare anche voi. No, no, io no. Noi ce ne andiamo. Andiamo via subito. Se la meritava, sei stata fantastica. Fammi il favore, Pippi, non combinare altri guai dentro e non fare dispetti a nessuno. No, no, stai tranquilla, mi comporterò come una bambina ben educata. Cerco di mangiare in questo strano modo per divertire un po' tutte queste signore che sembrano tanto tristi. Stai buona, Pippi, lascia! Non toccare niente. Ah, questa bambina è irrecuperabile. Dovrebbe andare in collegio. Lei non trova, signora? Ah, è per carità, ma forse... Non ha la mano. Oh! Non preoccupatevi, signore. Cercherò di riparare al danno che ho fatto. Avvicinatemi un po'. Prego, signore, gradito un po' di dolce? Grazie. Oh! Sono morta proprio sfortunata. Non diventerò mai una ragazzina ben educata come tutte le altre. Sembra impossibile, ma c'è qualcosa che non va per il suo verso. Il signor Nilsson e il zietto si sarebbero comportati meglio di me. Già, ma ormai è andata e devo averla fatta grossa. Però sono contenta di aver messo una bella paura alla signorina Pusselius. Sai, mamma, vuole per forza mettermi in collegio e io non voglio. Nella villa Villa Colle è tutto molto bello. Io non credo che mi ci ritroverei in un collegio. Non lo pensi anche tu, mamma? Mi dispiace di averle pizzicato il naso con le pinzette per lo zucchero. Ma lei non fa che ficcare il naso in faccende che non la riguardano. E poi non l'ho fatta apposta a scivolare e a dare uno spintone a una signora facendo cadere il caffè addosso ai vestiti di tre signore. Può capitare a tutti di scivolare, no? Ma adesso i loro bei vestiti nuovi sono pieni di macchie. Forse darò ad ognuna delle signore un pezzo d'oro, così potranno comprarsi degli altri vestiti. Il peggio è che la mamma di Tommy e di Annika si è arrabbiata quando mi sono appesa al lampadario. Ma in quel momento mi ero dimenticata di essere in casa d'altri. Credevo di essere nella villa Villa Colle. E poi non l'ho fatta apposta a mettere il viso nella torta di panna. E dopo, mentre mi pulivo con un lembo della tovaglia, una delle signore alzandosi mi ha urtata. E io ho trascinato tutto in terra. E siccome mi sono sentita la coscienza sporca e volevo riparare, la prima cosa che ho pensato di fare è di raccogliere tutti i cocci con l'aiuto del tappeto e di buttare il tutto fuori dalla finestra. Che disastro! Però, mamma, credimi, non pensare che non me ne importi niente. In realtà un po' me ne vergogno, lo giuro. Ora che tutto è passato mi prenderei a schiaffi. Ma ho un'idea.
Tutte le mattine farò un'ora di esercizio per diventare una bambina ben educata. Sarà poi utile. Se devo essere sincera, le signorine educate si annoiavano molto. Non sanno più né giocare né divertirsi. Non fa per me diventare una signorina ben educata, mamma. Mi piacerebbe di più diventare un famosissimo pirata. Su una bara stanno ballando 15 uomini bevendo del rum. Ah, che fame, amici miei! 15 polli ti mangerò, 15 mozzi, 7 pirati saltellano in barca in mezzo al mar. Su una bara stanno